Reddito di cittadinanza è confermato. Arriveranno in anticipo le ricariche ordinarie del mese di dicembre. Ma come al solito c'è qualcosa che non va. E anzi, ci sono anche novità per quel che riguarda la stretta sull'RDC nella legge di bilancio. Vediamo tutto nel dettaglio. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e nella rassegna di oggi ci occupiamo di reddito e pensione di cittadinanza. E in particolare della ricarica ordinaria di dicembre 2022, che come ogni anno sarà anticipata. Nello specifico, dopo le elaborazioni delle ore passate, il pagamento è previsto a partire da domani, 20 dicembre, sempre a meno di eventuali ritardi di poste. Di norma, dopo questi pagamenti, ci sarà una tornata di elaborazioni di assegno unico e universale integrato su RDC, rata ordinaria riferita a novembre, oppure eventuali arretrati, solo uno dei due per elaborazione. A queste seguirà un'altra elaborazione di recupero del bonus 150 euro su RDC per chi non lo ha ricevuto a novembre. Come al solito, non per tutti, in quanto il recupero va a scaglioni e continuerà mano a mano anche per le prossime elaborazioni. Poi, sempre in merito ai bonus una tantum su RDC e la questione indennità di frequenza, che abbiamo trattato ampiamente in passato, da IMSS fanno sapere che queste elaborazioni e i relativi pagamenti saranno recuperati al massimo entro gennaio 2023 per il bonus 200 euro di luglio. Insomma, speriamo bene. Poi colgo l'occasione anche per ricordarti una cosa. Se riceviamo sia RDC che assegno unico e questa di dicembre è l'ultima rata del nostro ciclo di fruizione, e cioè la domanda ora risulta terminata, se vogliamo continuare a ricevere l'assegno unico anche per il mese di stop, dobbiamo presentare la domanda vera e propria di assegno unico entro il 31 dicembre per ricevere su IBAN la rata che ci spetterebbe per gennaio 2023. E visto che parliamo di anno nuovo, colgo l'occasione anche per farti un rapido aggiornamento sugli emendamenti che la legge di bilancio prevede sull'RDC. Tanto per cominciare, resta confermato l'obbligo di seguire i corsi di formazione, mentre il ministro Giorgetti ha confermato l'emendamento che vedrà la diminuzione della durata da 8 mesi inizialmente previsti, addirittura a 7 mesi nel 2023. Questa ulteriore stretta dovrebbe riguardare comunque solo quei percettori definiti occupabili, cioè che in famiglia non hanno figli minorenni, persone con più di 60 anni oppure persone con disabilità. Per gli altri, la fruizione di RDC continuerà normalmente per tutto il 2023. Secondo il governo, i risparmi previsti con questo emendamento serviranno ad aumentare le soglie della rivalutazione delle pensioni, che sono state ritoccate e che porteranno le minime fino a 600 euro, ma solo per chi ha almeno 75 anni. Poi c'è lo sgravio contributivo per i lavoratori che assumono proprio i percettori di RDC, che sale da 6.000 a 8.000 euro. Vale comunque la pena ricordare che i giochi non sono finiti, anzi già per le 18.30 di oggi, 19 dicembre, i lavori alla Camera riprendono, mentre l'approvazione definitiva è prevista entro la fine di questa settimana, anche perché in caso contrario si corre il rischio di un esercizio provvisorio. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se la rassegna ti è stata utile, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UCI.